Grande festa ieri a Gioiosa Marea e tantissime presenze per assistere alla prima delle giornate dedicate alla sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati. Entrata ancor più nel vivo, quindi, la 72esima edizione del Carnevale Storico del Murgo. Nemmeno qualche goccia di pioggia ha fermato l'allegria dirompente di uno degli eventi più attesi nel comune tirrenico del Messinese. Un lungo periodo caratterizza il Carnevale gioiosano, fra tradizione, storia e tanta voglia di divertirsi. Dopo le prime domeniche dedicate alla racchia, tradizionale sfilata per le strade principali del paese, che apre il carnevale durante la quale gruppi autonomi e spontanei si vestono in modo bizzarro e sfilano suonando, ballando e cantando con lo scopo di coinvolgere tutti i presenti, alla murga, che riprende la tradizione importata dall'Argentina e vede scendere in strada una piccola orchestra che forma un corteo colorato con abiti tradizionali. E ancora alla manifestazione Costumi e Chiacchiere, espressione della storia, la gola e la goliardia che ci sono dietro al Carnevale gioiosano, la festa è proseguita ieri con la prima sfilata di carri allegorici. Ancora ci saranno momenti dedicati ai più piccoli, con il Carnevale dei Bambini che si svolgerà il 18 febbraio a San Giorgio e il 19 febbraio nel centro di Gioiosa Marea. Durante tutto il periodo di Carnevale ci sarà anche la possibilità imperdibile di scoprire e assaggiare nelle varie attività commerciali del paese i particolari prodotti locali tipici di questo festoso periodo dell'anno.